Giacomo Lucibella, ancora una buona prestazione dei medici, un po' in sofferenza ma poi un gran carattere. Sì, forse abbiamo iniziato non consci delle nostre possibilità e insomma siamo rimasti un po' stupiti, loro sono entrati molto bene in campo, i fiammiori devono fare i complimenti, però insomma, piano piano abbiamo ripreso in mano la partita, gli ultimi 10 minuti abbiamo fatto un assalto con tanto cuore. E diciamo che dobbiamo anche rivedere un po' quello che è successo anche a livello arbitrale, ma solo per curiosità, non è una scusa, però insomma io sono contento dello spirito, il risultato è comunque un punto importante, anche oggi di fronte a una squadra blasonata ci siamo portati a casa e devo fare i miei complimenti a Stefan Basson che oggi con 16 punti ci ha tenuto in piedi tutta la partita con i suoi calci, il suo cuore, è veramente non solo un grande giocatore ma un grande uomo e sono contento che vesta la nostra maglia. È stata una bellissima lotta fra lui e Roden, sono stati gli autori dei 20 punti delle Fiamme Oro e dei 16 del Firenze. Dicevo, forse questo ingresso un po' rallentato dei Medici, anche l'assenza all'ultimo minuto di Newton, ha un po' scombussolato i piani. Beh certo, lui è un metronomo insomma, della nostra squadra, però insomma, sappiamo di avere anche Basson con noi, quindi, insomma, abbiamo diverse opzioni anche al piede, oggi diciamo che non si è fatto rimpiangere. Io sono contento a metà per come è finita, però molto contento per come era iniziata. Insomma. È un po' come domenica scorsa a Padova, un primo tempo un po' regalato agli avversari e poi sì, un finale all'arrembaggio. Forse a Padova siamo stati più continui, qui abbiamo avuto un po' più difficoltà all'inizio, no, però io sono contento. Comunque il pubblico si è divertito. C'era Totò Perugini che ci ha fatto i complimenti. Franco Scantini, no, siamo contenti, stiamo crescendo e stiamo guadagnando il rispetto di tutti. Questa è la cosa importante. Grazie.